Ciao, io sono Alice, o per meglio dire una mamma sbidollata, che è diventato il mio alter ego quando mi sono ammalata di linfoma pochi mesi dopo aver partorito la mia bambina. Come ho fatto a non cadere nella paura? Solamente grazie alla fiducia, fiducia nei miei medici e nelle infermiere che in questi 3 anni si sono presi cura di me, perché io ancora a luglio ho fatto un trapianto di midollo per sconfiggere un tumore del sangue. Quello che vi sto per chiedere è di continuare a sostenere l'AIL perché un tumore del sangue non si ferma nonostante l'emergenza in corso, nonostante il coronavirus. L'AIL è in prima linea con i dottori e le infermiere nei reparti oncoematologici, nelle cure domiciliari, nei servizi a cui molti pazienti ricorrono. E nonostante il coronavirus, i pazienti devono continuare a fare le terapie, devono continuare a combattere un tumore del sangue. E quindi, visto che non saremo nelle piazze per vendere le nostre solite uova, vi chiedo di continuare a sostenere l'AIL, perché la ricerca e quello che fa l'AIL per noi è speranza. Assolutamente. Senza questa non saremmo in grado di combattere un mostro grande come può essere un tumore. E quindi tutti insieme sosteniamo l'AIL. Grazie.